Amici di Inter, fan TV, cuori forti, fortissimi nelle azzurri, bentornati. Bentornati da Michele Borrelli, un nuovo appuntamento con Interagire. Oggi è, per meglio dire, un obiettivo Inter particolare, perché anziché avere gli ospiti in collegamento video, avremo gli ospiti in collegamento audio, ma sempre per approfondire i vari temi dell'attualità nerazzurra. Una settimana un po' particolare, sanremese, quindi tanti seguono anche il festival come grandissimi riferimenti anche del passato del giornalismo sportivo. Era spesso legato, no? Il mondo del calcio anche con le pause di partite, di turni, di coppe proprio nella settimana di Sanremo. Non so, ricordo il mitico Sandro Ciotti o anche oggi Marino Bartoletti, insomma. Tantissimi, tantissimi, però restiamo a noi perché siamo a giovedì. Domani si gioca l'anticipo Milan-Torino, ma soprattutto questo turno vedrà impegnata l'Inter a Genova sabato, Sampdoria-Inter lunedì sera, dopo 8 giorni di attesa dall'ultima partita, il derby vinto. E quindi quale migliore occasione per sentire il grande ex della sfida, Alessandro Scanziani, capitano della Samp che vinse la Coppa Italia nel 1985, ma anche una Coppa Italia con l'Inter nel 78, e quindi vediamo come si avvicina a quella che è la sua partita, possiamo dire, del cuore. Adesso vediamo magari lui come ce la definirà con la Samp che ha perso un po' di pezzi e in lotta per la salvezza. Pronto? Alessandro Scanziani, ciao carissimo Alessandro! Ciao, buonasera a tutti. Ciao, ciao, ti presentavo proprio come chi meglio di te, insomma, può parlarci di una partita che ti ha visto vincere coppe sia da una parte che dall'altra, la Coppa Italia, ma anche con la fascia da capitano, perché Marotta ha parlato oggi anche dei valori che la fascia da capitano deve avere, il giocatore, insomma, che la indossa. Però volevo partire prima da Sampdoria Inter che è lontanissima dal Napoli, ma ha riconquistato da un paio di giornate il secondo posto in classifica. Samp che invece dall'altra parte è penultima, anche se nelle ultime due partite c'è da segnalare, insomma, il rammarico per non aver pareggiato con l'Empoli, per non aver vinto col Monza. Comunque segnali di carattere della squadra di Stanco ci sono stati. Segnali che però devono far conto anche con un mercato che ha portato via dei giocatori, non ultimo sta andando via Colle in difesa, in attacco ci saranno delle assenze, Quagliarella dovrebbe essere fuori, Lloris è squalificato, insomma Samp che deve far fronte anche con dei problemi extracampo, sappiamo la corsa contro il tempo per le autorizzazioni, gli stipendi entro la metà di febbraio, oggi è già 9, quindi insomma è una situazione molto delicata. Dall'altra parte l'Inter deve dimostrare di essere diventata matura, anche oggi Bastoni diceva la discontinuità purtroppo c'è stata, soprattutto nella prima fase, e quindi oggi vedremo subito, dopo una grande vittoria, il derby, se l'Inter sa mantenere quel passo in ogni partita, a prescindere dagli stimoli che può dare l'avversario. Come ti avvicini a questa partita del lunedì sera, Alessandro? Ma mi avvicino pensando che c'è un risultato solo, che molto, molto, molto probabilmente ci sarà la vittoria dell'Inter, perché in questo momento è nettamente superiore alla Samp. La Samp ha vinto 2 partite, se non mi sbaglio, però ci sono dei grossi problemi, sia a livello societario che dei giocatori. Quasi 2 o 3 li hanno appena ceduti perché probabilmente avevano bisogno di soldi e qualcosa è rientrato. Però, come vedi, fanno fatica anche a vincere alcune partite dove stai vincendo 2-1 e invece di buttare la palla fuori dallo stadio per perdere tempo, la voglia di giocare, magari anche la tua metà campo, perché ormai se non si gioca così sei uno di una volta, diciamo tra virgolette dei miei tempi, dove spesso il portiere
o il difensore centrale, una volta che aveva conquistato palla, la prendeva e la buttava nell'altra. Sì, diciamo che a Monza anche l'Inter è incappata in questo errore. Mkhitaryan, che è andato a fare il sombrero a centrocampo, ha perso palla, poi l'autorete di Dumfries, sempre a Monza e sempre all'ultima azione. Quindi cioè, ci sono delle condizioni che dico, ma è il mister che impone queste scelte o sono loro che le fanno? Perché io capisco che ci potrebbe essere una preparazione durante la settimana per giocare in un certo modo, però poi devi pensare che ci sono anche gli avversari in campo, e quindi qualche volta la preparazione che hai fatto con il tuo mister, con il tuo allenatore, può essere sicuramente positiva, ma qualche volta sono io in campo che decido cosa fare. Certo. Poi ne parlo un po' con il mister, gli dico, io secondo me in questo momento c'era una possibilità più di perdere che non di mantenere il vantaggio o il pareggio, e la palla la buttavo oltre la metà campo in modo da mettere in condizione gli avversari di un po' di fatica prima di arrivare ai 20-25 metri dove ti possono far gol. E questo è un grosso problema, perché anche l'Inter, sì, l'unica squadra che finora non ha fatto grossi errori, penso che sia il Napoli. È stato il Napoli. Si vedono anche i risultati. Non mi sembra che abbia la rosa nettamente superiore. Ecco, infatti proprio quello noi dicevamo in settimana, poi l'Inter l'ha battuto il Napoli, l'unica sconfitta in campionato del Napoli. Si può dire, se non che sia superiore la rosa dell'Inter, ma almeno che non è inferiore a quella del Napoli, considerando anche adesso il ritorno per esempio di Brozovic e Lukaku. Cioè l'Inter inizia ad avere, con la squadra al completo, alternative a centrocampo come Mkhitaryan, Aslani, alternative sugli esterni come Dumfries e Gosens, alternative in attacco come Dzeko o Lukaku, parte comunque dalla panchina da adesso. Quindi ti senti di dire che la rosa dell'Inter non è inferiore a quella del Napoli? Allora, ci sono due considerazioni da fare. Se guardiamo l'aspetto economico, quanto vale il valore dei giocatori dell'Inter rispetto a quelli del Napoli, diciamo che l'Inter è il numero uno da questo punto. Sì, l'Inter costa di più come rosa, anche se adesso però Alessandro, dopo un campionato del genere, Osimhen si inizia a parlare di 120, Kvaratskhelia 80, 90. Io parlo dalla partenza del campionato. All'inizio, poi è chiaro, certo, che durante la stagione, se questi qui stravincono il campionato come stanno facendo, è normale che il valore dei propri giocatori aumenta, se non raddoppia, per tutti poco ci manca, e quindi è chiaro che c'è una differenza. Però di base, se tu all'inizio della stagione chiedevi a tantissimi tifosi o giornalisti o che sì, cosa, sì, noi mettevamo Inter e Juventus come rose più complete. Appunto, cioè, se non chiedevi, ma secondo voi è più competitivo l'Inter o il Napoli? Tutti avrebbero detto l'Inter. E quindi se è Inter e Juve, ma forse anche la Juve non è mica male. Sì. Se guardi la rosa, è sicuramente una rosa competitiva. Però Kim e Kvaratskhelia sono state delle scoperte per tanti di noi, no? A questi livelli. Sicuramente, e poi gli altri giocatori mi sembra che stiano dando il 120%, il 110%, il massimo che è. Io spero che strada facendo, soprattutto i giocatori del Napoli italiani, che migliorino sempre continuamente, in modo anche da essere più competitivi anche poi dopo che vengono chiamati in nazionale. Però questo già è un altro, diciamo che è un altro problema. Sì, questo, che poi a parte Di Lorenzo chi c'è? Non c'è nessun. Meret, Di Lorenzo e Politano, poi gli altri sono tutti stranieri, almeno sì, titolati. Purtroppo adesso guardavo bene la rosa, quando mi hai chiamato mi ha detto guarda che dopo ti chiamo, sì, un attimo che vado a vedere bene, sì, e c'è la rosa dell'Inter, che ce ne sono 5 o 6 italiani che secondo me meritano sicuramente di essere considerati degli ottimi giocatori. Sì, l'Inter tra l'altro, Alessandro, c'ha tanti milanesi lombardi, adesso da Acerbi, Darmian, Di Marco, lo stesso che ho saltato, Gagliardini, che però potrebbe anche non rinnovare. Certo. Bastoni. Bastoni, ecco, Bastoni, che tra l'altro si parla, sì, del suo rinnovo. Ecco, a proposito di italianità, tu hai sempre, diciamo, sposato questa linea che anche Marotta spesso dice, bisogna avere, e oggi parla della fascia di capitano, l'appartenenza, oggi ha parlato Bastoni,
e ha detto appunto, anzi, ti vado a prendere proprio per non sbagliare, visto che qua qualcuno inizia a temere nuovi casi Skriniar o la possibilità poi di non arrivare. Ecco, l'Inter si è mossa in anticipo stavolta, proprio memore di quello che è successo con Skriniar. Quindi, prima dell'inizio del mercato estivo, Bastoni e Çalhanoğlu, che hanno il contratto di scadenza del 2024, devono arrivare assolutamente alla firma. Per Çalhanoğlu si è già molto avanti, si parla già di marzo. Per Bastoni, ecco, siamo a un inizio di una trattativa, le parti sono abbastanza, diciamo, concordi sul fatto di voler concludere, ma non ci siamo ancora con l'accordo. Ha detto su questo oggi a Mediaset Bastoni, anzi riprendo pure la risposta sul Napoli, così ci colleghiamo a quello che dicevi tu prima. Sicuramente è mancata un po' di continuità in questa stagione ed è il motivo per cui siamo a meno 13, perché poi nello scontro diretto abbiamo visto che possiamo giocare con chiunque ed è proprio la continuità che ci manca e continuiamo a ricercare. Il divario è tanto, è inutile nasconderlo, però abbiamo voglia di vincere e da qua a fine stagione proveremo a vincerle tutte e vedremo come si comporterà il Napoli, ma noi dobbiamo guardare noi stessi, proveremo a vincerle tutte. Possiamo dire che qui hai trovato la tua dimensione ideale? Sì, io in questo momento mi sento soddisfatto, sto bene qua, la mia famiglia sta bene qua, quindi per adesso, attenzione però c'è anche un per adesso, va tutto bene. E poi su Lukaku l'infortunio era più grave di quello che sembrava, ha avuto bisogno di più tempo per rientrare, per tornare ad essere quello che conosciamo, ma ci darà una grande mano da qui a fine stagione. Allora, quindi lui sta bene, la famiglia sta bene, per adesso va tutto bene, si sente soddisfatto, adesso però bisogna arrivare al dunque. E caro Alessandro, tu hai sempre detto che l'italianità in alcuni casi è un valore. Tu sei stato anche il capitano alla Sampdoria. Secondo te è più una questione di italianità? È una questione ormai solo di soldi? O è una questione anche di carattere? Ognuno è fatto in modo diverso. E magari Zanetti nei giorni scorsi ricordava come lui aveva avuto le offerte da Real Madrid, Barcellona, Manchester United. Ma voleva vincere con l'Inter, poi è stato ripagato nel tempo. Tu tante volte mi hai raccontato la tua storia, in cui poi magari invece cambiando allenatore possono cambiare le gerarchie e cambiano anche le cose. Però su Bastoni, come lo vedi? Ecco, sia a livello di crescita, sia a livello di leadership. Beh, Bastoni è un ragazzo ancora giovane e ha ancora da migliorare sicuramente non solo l'aspetto tecnico, ma soprattutto l'aspetto umano, il pensare, se è questo il suo pensiero, di restare all'Inter fino alla fine della sua carriera. Vorrebbe dire, faccio degli esempi, Oriali, Marini, Baresi che ha fatto il compleanno in adesso questi giorni. Baresi, a fine mese c'è anche Marini che compie gli È anni, vero, Marini. e Fontolan, però Fontolan non ha fatto una grandissima differenza purtroppo per lui. Cioè, ci sono delle condizioni in cui il ragazzo, secondo me, può solo migliorare, e in questo momento però non è ancora così personale per poter fare il capitano, ma ogni tanto guardo le partite, le guardo un po' tutte. Adesso il capitano un altro, poi un altro ancora. Cioè, secondo me il capitano deve essere di base uno solo, ed è quello, non dico che trascina tutta la squadra da un punto di vista tecnico-tattico, ma da un punto di vista umano, come stavo dicendo prima, che è uno che aiuta il mister, che aiuta la società, che aiuta il gruppo di allenatori a migliorare il rapporto con i Non può essere compagni. comunque passeggero il capitano, sei d'accordo su questo? No, su questo no, è anche magari un po' troppo giovane, perché È anche troppo l'Inter, giovane. Allora, l'Inter ha usato questo criterio, Alessandro. Allora, chi sta da più tempo nel campo? Quindi Handanovic, che però è diventato quest'anno dalla nona giornata il secondo di Onana. Poi c'è D'Ambrosio, che però anche lui non è un titolare. Il terzo, e quindi il capitano, diciamo, in pectore, è Brozovic, che però quest'anno dal 25 settembre non ha più giocato per infortunio. E il quarto quindi era Skriniar, che adesso ha perso la fascia dopo le note vicende, insomma andrà al Paris Saint-Germain. Poi c'è Lautaro, che è il quinto, che quindi diventerebbe il vice di Brozovic, ha scalato tutte le posizioni, perché ad oggi c'è Brozovic capitano e Lautaro
che il vice. Oggi Marotta, precisa domanda sulla fascia, dice: dentro la fascia di capitano ci sono valori che devono essere recepiti da chi la indossa. Chi non riesce a recepire il senso di appartenenza e l'amore verso il club non può ambire a essere candidato a indossarla. E poi gli rispondono, siccome era davanti a un pubblico, dice: a buon intenditore poche parole, gli dicono dal pubblico, e lui insomma fa un piccolo sorriso scendo, nel senso che il riferimento ovviamente è quello, cioè non poteva Skriniar essere capitano sapendo che ha già firmato per un'altra squadra, che capitano è? Sono d'accordissimo sull'analisi che mi hai detto, però bisogna essere in due. Cioè, io ti faccio un esempio mio personale: quando ero a Samp ero il capitano, avevo un contratto di 3 anni, al terzo anno la società mi ha detto grazie per quello che hai fatto, ti lasciamo libero di andare dove vuoi. E io avevo già rifiutato 2 anni prima di andare alla Roma per stare nella mia Sampdoria, perché io pensavo di restare lì fino alla fine della carriera e poi magari in società o come allenatore o come portatore di... E tu quanti anni avevi, Alessandro, quando è cambiato, diciamo, questo progetto loro da parte dell'allenatore che era un altro? Ne avevo 33. Ah. Cioè non erano pochi, perché però voglio dire... le prestazioni fatte sul campo mi sembravano erano ancora insomma di alto livello, avevate vinto insomma, era il primo trofeo importante nella storia del club, no? Tra l'altro, ma io ero già andato quando ancora ero in Serie B. Jacob invece è andato in prestito alla Fiorentina. Non si è capito, scusa Alessandro, c'era stato un abbassamento della voce. Che cosa la Fiorentina, non si è capito? No, dicevo che io ero andato alla Samp, sì, in Serie B, e siamo andati subito in Serie A, tra l'altro ho fatto 10 gol, sono stato il capocannoniere pur facendo il centrocampista, mentre qualcun altro giocatore che la Samp aveva già acquistato non voleva accettare di andare in B, ed era dato in prestito alla Fiorentina, per dirne uno, no? E quindi adesso come adesso io dico che Barella potrebbe anche, a 26 anni se non mi sbaglio. Sì, ha fatto anche lui il compleanno adesso con Baresi, proprio martedì. E avrebbe anche, secondo me, la personalità, forse anche un pelino da richiamare. Un po' troppo nervoso a volte. Ecco, bravo, ogni tanto quando magari il suo compagno sbaglia un passaggio, o perché non lo vede, perché sbaglia dal punto di vista tecnico, ha un atteggiamento, secondo me, che per un capitano non è giusto, perché ogni tanto anche tu sbagli i passaggi o lo stop o il tiro in porta, quindi il capitano deve essere un esempio sempre positivo per la squadra. Ed è chiaro che uno che ha questa personalità e ha un carisma con i suoi giocatori, fa lui il capitano. Cioè, poi è la società comunque che decide, la società insieme al mister che decide chi lo deve fare. Ma secondo te, per restare a quel criterio, con Brozovic che risulterebbe poi il primo, ha rinnovato l'anno scorso, anche se su di lui anche si parla di interessamenti di nuovo del Barcellona per l'estate, però lui sarebbe il capitano e Lautaro il vice, diciamo che l'Inter capita bene, oppure tu sei proprio per una scelta da fare al di là delle presenze? No, secondo me io farei una scelta, cioè io presidente insieme al mio allenatore vediamo un po' chi merita di più di essere considerato il capitano, perché il capitano è quello che arriva primo in allenamento, quello che va via per ultimo, è quello che è sempre positivo, non tanto nelle partite, perché ogni tanto ci sta che non vai bene, partita non è che puoi essere il migliore in campo tutte le domeniche, tutte le partite, però come atteggiamento vedi sempre che in allenamento è sempre uno positivo, è sempre uno che cerca di essere quello che dà una mano anche a tutti gli altri suoi compagni, e deve essere un esempio positivo per tutti. Allora, secondo voi, secondo l'Inter, chi è un soggetto così? Ecco, si sceglie quello, virgolette, lui non lo sceglie il mister, lo sceglie il presidente. E allora è tutta una faccenda diversa, perché l'allenatore ogni tanto non ha tutta la stima di tutti i giocatori, di tutti e 20 giocatori, quelli che giocano magari di meno, ogni
tanto sono un po' arrabbiati perché dice porca miseria, mi fa mai giocare. Cioè, magari vai a fare gli allenamenti sempre al 100%, però fa altre scelte lui e quindi tante volte ti senti un po' messo da parte. Però è chiaro che invece se è il presidente che fa queste scelte, anche l'allenatore dice mica scelgo io, insomma l'ho scelto lui, quindi non posso dire niente. Certo. Sì, no, ti volevo far tornare, visto che poi ti avevo detto insomma di non rubarti più di un quarto d'ora, quindi ti devo quasi già salutare. Però un'altra curiosità, un altro paio di curiosità per chiudere poi di nuovo con Sampdoria Inter, te le volevo chiedere. Per esempio, oggi pensavo che Herrera alla fine ha vinto al terzo anno il campionato, Trapattoni ha vinto al terzo anno il campionato, Mancini, se non consideriamo diciamo quello poi assegnato con i noti fatti del 2006, ha vinto al terzo anno il campionato. Quindi, a parte Mourinho, che aveva ereditato comunque un Inter campione d'Italia, i tre più grandi allenatori o vincenti della storia dell'Inter, cioè Herrera, Mancini, Trapattoni, hanno vinto partendo non da una squadra scudettata al terzo anno. Inzaghi sta subendo, lui a volte magari ha anche un carattere, diciamo, un po' tranquillo, diverso da questi allenatori che ho citato. Allora, questo lo porta a subire delle critiche, a volte anche un po' senza reagire. Poi, tutta una volta, quando ci sono queste belle vittorie, si toglie qualche sassolino, cercando di uscire dagli alti e bassi dell'umore, però anche considerando questa altalena un po' che c'è stata di risultati, ma soprattutto nel primo mese e mezzo di campionato che ha fatto staccare l'Inter, perché poi nelle ultime ne ha vinte 10 su 13, ha passato il turno in Champions League difficile, ha vinto la Supercoppa, ha vinto in Coppa Italia. Ecco, lo vedi ancora come l'allenatore che sta facendo anche lui un processo di crescita, è un allenatore che può fare un ciclo all'Inter, cioè non uno che deve essere sempre messo in discussione, aiutato anche dal fatto che Marotta è un dirigente che ama andare nella continuità, e l'Inter è un club che ha bisogno, anche non potendo fare voli pindarici sul mercato, di avere più continuità possibile. Cioè, lo vedi come l'uomo giusto al posto giusto, oppure ti lascia perplesso? A volte l'anno scorso magari l'Inter era più forte, quest'anno era tra le più forti, e l'anno scorso l'ha perso al fotofinish, quest'anno lo scudetto fuori dei giochi praticamente prima della metà stagione. Ecco, le coppe, qualcuno dice, però se fa una grande Champions, la Champions porta soldi, visibilità. Insomma, Inzaghi a questo punto, dopo un anno e mezzo di Inter e un anno e mezzo ancora di contratto, come ti sta convincendo? Fino a che punto ti sta convincendo? Ma io direi che chi deve prendere queste decisioni è la società, e la società ha la possibilità di vederlo quotidianamente, il rapporto che riesce a instaurare, quello che gli dice ai suoi giocatori, come li mette in condizione di cercare di dare in ogni partita il 100%, come vedi che i tuoi giocatori capiscono e accettano quello che dici e riescono anche a fare quello che tu gli hai chiesto, e allora merita anche di rimanere lì. Se ci sono invece dei problemi di rapporto con i propri giocatori, e oltre a questo anche i risultati non sono ottimi, e allora magari uno ci può pensare. Però ti può pensare, ma hai già trovato qualcuno che lo può sostituire e che pensi che possa essere più bravo perché c'è una personalità migliore, perché ha una capacità di parlare con i suoi giocatori in modo da cercare di farli rendere tutti al 100%? Tutto è un punto di domanda da questo punto di vista. Quindi se lui No, ma il rapporto con i giocatori sembra essere molto buono. La cosa strana è che all'inizio l'Inter perdeva tutti gli scontri diretti e vinceva facile con le piccole, anche partite senza, diciamo, 3-0, 3-1, 6-1. Adesso invece nel 2023 ha vinto bene tutti gli scontri diretti, mentre ha faticato di più ad avere lo stesso standard di prestazione con le piccole: 2-1 col Parma, 1-0 col Verona, 1-2 con la Cremonese, 0-1 con l'Empoli, 2-2 col Monza.
Ecco, cioè deve trovare sempre lo stesso passo, ma poi è sempre questione di allenatore oppure magari anche non è quello il No, punto. è questione di allenatore di sicuro, ma soprattutto anche di giocatori, perché poi in campo ci vanno loro e dipende un po' anche dalla loro personalità, dal loro attaccamento alla maglia, dalla loro capacità di ribaltare certe situazioni che magari non si riesce dall'inizio. Cioè, ma i giocatori poi sono loro in campo e sono loro che fanno la differenza. Ogni tanto un mister magari può fare qualche errore nella scelta di uno invece di un altro, però voglio dire, se non riesce a vincere anche contro quelle squadre, tra virgolette, sicuramente inferiori dal punto di vista tecnico, tattico, atletico e tutto quello che vuoi, e vuol dire che magari non sempre riesci a prepararla al 100% la partita, mentre è molto più facile prepararla quando devi giocare contro il Contro una Napoli, grande. contro l'Inter, contro il Milan, perché non c'è bisogno che tu li raduni ogni 10 minuti, che gli fai vedere soprattutto gli aspetti positivi che hanno, in modo che diventano un po' gasati, in modo che vanno in campo con una certezza di una prestazione. È Chiaro. chiaro che questo ogni tanto fa un po' la differenza, Eh sì, qualcosa perché che per vincere la invece corsa a Napoli tappe non è quella così. continuità è necessaria, no? È chiaro, chiaro, perché Napoli sta dimostrando questa cosa in un modo Eh sì, incredibile. quest'anno sì, anche se l'Inter in questi 4 anni è la squadra, prima il biennio con Conte, adesso l'anno e mezzo con Inzaghi, che ha fatto diciamo di più di tutti, poi però finora sono un primo posto e gli altri tre sono secondi. Per salutarti Alessandro, allora ti dico un po' le probabili formazioni. L'Inter dovrebbe riconfermare i titolarissimi perché dopo 8 giorni è l'unica volta che l'Inter aspetta 8 giorni una partita, poi ritorneranno le partite ravvicinate, quindi Onana in porta, Skriniar, Acerbi, Bastoni dietro, Darmian e Di Marco sono favoriti su Dumfries e Gosens. Torna Bravo. Brozovic con Barella e Çalhanoğlu, quindi Çalhanoğlu dovrebbe tornare a fare la mezzala e davanti Lukaku come Brozovic dovrebbe tornare dal primo minuto anche in vista di Inter-Porto, testare i due che non giocano da tanto dall'inizio, quindi Lukaku Lautaro. La Samp che ha perso, come dicevamo prima, Colley, ma firmato adesso con Yese Rodriguez, ex anche Real Madrid, Paris Saint-Germain, giocatore che era prima in Spagna, poi in Turchia, vedremo se potrà dare qualcosa in più. Potrebbe confermare la difesa a 3 con Gunther, nuovo acquisto, appunto forse in vista della cessione di Colley, Nuitink, anche lui è arrivato da poco dall'Udinese, Amione davanti ad Audero, Zanoli, anche lui nuovo acquisto, è arrivato dal Napoli, ha perso però Berezinski, la Samp, Augello dall'altra parte. Centrocampo con Quissans e Winks, anche qui ci sono dei nuovi arrivi, e Gabbiadini che è stato scatenato a Monza con una doppietta, con Juricic dietro Lammers, perché mancano, abbiamo detto, ancora Sabiri probabilmente, anzi sicuramente Quagliarella, Pussetto ha finito la stagione, insomma ci sono un po' di assenze, dovrebbero essere queste le scelte di Stankovic. Tu all'inizio hai detto non c'è partita dal punto di vista tecnico, però la Samp io ieri l'ho definita una squadra disperata e se l'Inter non entra in campo calandosi in quel contesto, anche il Marassi che spinge sempre molto caldo, Stankovic ha detto voglio vincere la prima partita davanti a questo pubblico anche in campionato. E, insomma, quali sono le possibilità secondo te? A cosa si deve aggrappare la Samp per fare punti in questa partita? A meno 8 dallo Spezia. Ma per poter vincere questa partita, la Samp si deve aggrappare all'Inter, sperare che l'Inter la prenda sotto gamba, che non giochino con la giusta intensità, la giusta cattiveria agonistica che invece una squadra deve avere. Se l'Inter va e la imposta bene, dopo mezz'ora dice 2-0, poi al secondo tempo ne può cambiare 4-5, anche quelli che magari giocano hanno giocato di meno, perché la qualità di una squadra e dell'altra non c'è paragone. Il problema potrebbe essere la testa,
che non sempre si riesce in certe partite a prepararla nel modo migliore, soprattutto dal punto di vista psicologico, perché vai là e dici vabbè dai, prima o poi il gol lo facciamo, magari sfruttiamo qualche palla inattiva, abbiamo due bravissimi nel gioco aereo per cui gliela buttiamo là in area e fanno gol loro di testa. Cioè, sono delle situazioni, ma questa Samp, a dire il vero, come può pensare di vincere contro l'Inter? Cioè, se l'Inter deve andare proprio con una presunzione di pensare facilmente, allora magari... Quindi l'Inter non deve essere presuntuosa per poter far valere la sua superiorità. Mai. È chiaro, questo qua è mai presunzione e pensare che sia facile. Vado mezz'ora, parto come un matto, facciamo due gol e dopo cominciamo a giocare tutti, possesso palla. Non sai, perché pure nel derby stradominato Alessandro, però l'Inter era solo 1-0 e alla fine ha concesso qualche pallone regalato proprio agli avversari, due proprio da Barella che ha sbagliato lì davanti. Sì, però il Milan, voglio dire, c'è una qualità diversa, sì, sì. Oddio, chiaro. Poi la qualità dell'ultimo derby del Milan è che è stata eccelsa, però insomma Brian Diaz, Leao erano entrati. Alessandro, io ti ringrazio, ti auguro buon weekend, buona partita. Sanremo, sei uno di quelli che lo vede Sanremo come me, come i mitici. Prima ho nominato Sandro Ciotti, che una volta volevo dirti una cosa, sì. Prima di dirti ciao, sì. Ieri sì. Ah sì, ecco appunto, grazie che me lo dici, perché prima che me lo dici tu ti porto i saluti, perché mi scrive in chat un tifoso che ieri ti ha salutato, eccolo qua, Alessio Lepri. Ciao Alessandro, ci siamo salutati ieri sera all'Inter Club Monsummano, è stato un vero piacere oltre che una bellissima serata. Raccontami un po', dov'è che era questo Inter Club? Sono a Monsummano, sono partito verso le 2 del pomeriggio, io ero con Bordon, Muraro, Canuti, Marini, Basinato, Caso, che arrivava da Roma, e abbiamo fatto una serata eccezionale, perché in mezzo a tutti i tifosi, che un po' Bordon ha raccontato un po' del suo libro, e poi c'era chi faceva anche qualche domanda, e ti dico, abbiamo iniziato poco prima delle 10 e sono andato in albergo alle 12:30, all'1:30. Questo fa capire però che gruppo che eravate, perché dopo tanti anni proprio vi fa piacere anche stare insieme tra di voi, poi condividere con i tifosi, far capire, cioè questa è la prima cosa che si dovrebbe, oggi è ancora più difficile, il calcio aziende, la Serie A è diventata un campionato di passaggi, i soldi, tutto quello che volete, però se nasce quell'alchimia, no, nello spogliatoio Alessandro, si possono superare anche i momenti difficili di una stagione, di una partita. E voi eravate un grande gruppo. Sì, indubbiamente sì, è vero, perché tra l'altro c'era qualcuno che diceva che avevamo fatto un campionato migliore l'anno prima. Mm-hmm. Dell'anno, sì, che è stato un po' buttato, la specialità dell'Inter, buttare i campionati. Ma no, ho dovuto andare via io per fargli però ieri è stata una serata eccezionale. Perché quando vai in un interclub e parli un po' della tua storia, degli anni che hai trascorso nell'Inter, in questo caso si parla dell'Inter, e parli soprattutto degli aspetti positivi di quello che abbiamo fatto. In Toscana, no? Era in Toscana? Sì, in Toscana, sì. E tra l'altro c'era il presidente di un altro club di Prato, mi sembra, che anche lui vorrebbe che quando si può si vada a Prato da loro. Dovete tornare, problema è che non è proprio qui. Non è vicino. Insomma, Alessandro, ma non mi hai risposto, Sanremo lo vedi? Sanremo? Cos'è Sanremo? Lo vedo quando vado in vacanza. Ah, quando vai in vacanza, ho capito. Grande Alessandro, un abbraccio. Okay, è sempre un piacere, ti porto anche tutto il saluto di tutti gli amici qui che ci seguono sul canale su Interfan TV. Un abbraccio. Ok, grazie mille. Ciao, ciao, e buon Sampdoria Inter, è la tua partita. Ciao. Da vedere, però. Ciao, ciao, okay, ciao. Ciao, ciao.
Ringrazio sempre Alessandro, è sempre un piacere veramente parlare, non lo dico perché era collegato, ma a volte ci facciamo anche lunghe chiacchierate non in diretta, a parlare di tattica, a parlare di episodi, di aneddoti. E ho fatto aspettare troppo e mi dispiace, mi scuso subito, era il nostro secondo Ciao, ospite oggi, Enrico Giangreco. Ciao Enrico! ciao Michele, un saluto alle amiche e agli amici che ci stanno seguendo. No, stavo dicendo, mi devo scusare con Enrico perché era previsto con qualche minuto fa il collegamento, ci siamo dilungati perché dicevo con Alessandro Scanziani si inizia a parlare di aneddoti, di calcio, loro hanno ancora un grande gruppo, ieri mi raccontava, erano in questa serata in un Interclub in Toscana con i vari giocatori che hanno diciamo costituito il gruppo storico di quello scudetto dell'80, anche se Alessandro nel 79 poi era partito. E oggi anche Marotta, caro Alessandro, caro scusa Enrico, Sì. ha parlato di valori e stavo commentando anche con Alessandro che è stato capitano della Samp, che ha vinto il primo trofeo con la maglia blu cerchiata, ci sarà proprio Sampdoria Inter lunedì. Marotta ha sottolineato come dentro la fascia di capitano ci sono valori che devono essere recepiti da chi la indossa. Chi non riesce a recepire il senso di appartenenza e l'amore verso il club non può ambire a essere candidato a indossarla. Sì. Ma cioè, in questo caso Marotta poi dice anche che però il campionato italiano, come tu ci insegni con le analisi diciamo economiche di un calcio che ormai vede la Tra Serie A. l'altro, scusa, al volo, cioè, Sì. te lo ricordo, uscirà nei prossimi mesi l'edizione aggiornata dopo 10 anni del mio libro Il marketing e la Il comunicazione nello marketing e la sport. comunicazione dello sport. E Sì, vado. quindi Alessandro, la Serie A è diventata un campionato di passaggio. E quindi come si fa a coniugare questo senso di appartenenza? Addirittura Marotta che parla di amore, cioè fa intendere, qui possiamo leggere tra le linee, che con Skriniar c'era anche Zanetti ieri ai 20 anni del suo ristorante, il Gaucho ha fatto capire, come lui dice, è stato molto semplice. Noi abbiamo fatto la nostra proposta, il massimo di quello che potevamo fare. Lui non ha accettato, però ecco, l'Inter magari ha pensato che quella fosse una vera trattativa, mentre il giocatore col suo agente è andato a fare questa trattativa già sapendo come sarebbe finita, già sapendo che lui invece avrebbe preso un bonus alla firma andando via zero, e quindi la storia è finita male. Adesso l'Inter si sta muovendo in anticipo con Bastoni e Calhanoglu per non fare la stessa fine, prima quindi di quest'estate. Diciamo che può essere stata una lezione. Ti ha deluso un po' Skriniar? Ti aspettavi potesse essere uno Zanetti, un giocatore di un'altra epoca, come quelli che abbiamo citato adesso, Alessandro stesso che si era legato alla Samp? Sì, guarda, a proposito di Alessandro, un amico mi ha scritto e riporto anche questa roba, Sì. e dice, relata refero, cioè nel senso che diceva, siccome questo amico è un architetto di Ascoli, saluta Alessandro Scanziani, digli che noi tutti ancora in città lo ricordiamo come una persona bellissima, una persona con grandi valori, al di là delle qualità tecniche, E calciatore, possiamo quindi vedi Magri, confermarlo, possiamo proprio un confermarlo. assist rispetto a un certo tipo di modo di essere dei calciatori. Guarda, io ti dico, deluso, sì, ti dirò, sono rimasto un po' colpito, però poi alla fine della fiera non sono rimasto deluso, perché io dico sempre che di Sandrino Mazzola, Mariolino Corso, Armando Picchi, insomma, di quella gente lì, ce ne sono stati, di Walter Zenga, che rimane il mio idolo da ragazzo, che rimarrà tutta la vita il mio idolo come Adriano Panatta. Però voglio dirti, è chiaro che questi sono altro tipo di individui, cioè sono dei professionisti, sono persone che, tra l'altro, è importante che diano un contributo assolutamente fino all'ultimo minuto, sancito dal loro contratto per quanto riguarda le prestazioni che devono svolgere. Da questo punto di vista, io credo che Skriniar non mancherà di impegnarsi fino alla fine. No, ma io dico la Certamente. delusione, Enrico, di non aver lasciato all'Inter nemmeno 10 milioni di euro, 20 milioni di euro. Cioè, Bremer aveva detto, va bene, io voglio andare via, ma Capito? facciamo un accordo per... Sì, no, è chiaro, no, ho capito cosa tu voglia dire. Cioè, diciamo che quantomeno un minimo di tutela degli interessi del club che ti ha consentito poi di fare il salto, perché non ci dimentichiamo che quando l'abbiamo preso dalla Sampdoria, tra l'altro erano molte le ironie relative Sì. ai soldi anche dei nostri cari colleghi, quelli che tifano tutti Teramo, Terni, Pescara, per i nonni, per i nonni tifano quello. Non sono mai tifosi di Juventus e Milan, solo io e te siamo interisti e basta, gli altri sono tutti tifosi del Teramo. E quindi voglio
voglio dire, proprio per questo, caro Michele, siccome era un signore che aveva dei piedi che erano, diciamo, assimilabili, non lo so, a due ferri da stiro, beh, probabilmente il fatto di essere venuto all'Inter gli ha consentito di migliorarsi, di allenarsi bene, di fare un percorso di crescita, chapeau, per cui un pochino di gratitudine, però voglio dire, alla fine questi sono professionisti che hanno questo atteggiamento, avrebbe fatto bene evitare di fare certe affermazioni, di mettere insieme le parole che hanno a che fare col cuore, l'amore, quella c'era la canzone, dammi tre parole, cuore, sole, amore, no? Allora, sapete, bisogna sapere che quella cantante adesso fa l'impiegata comunale, quindi qualcosa ci deve dire, nel senso che probabilmente la declinazione di quelle parole non va da nessuna parte. Però senti Enrico, ma allora andando sono io con... sono informissima, no, ma lo so, lo so. Ma allora io con Alessandro non sono sceso nei ragionamenti del vil denaro, so che con te lo possiamo fare tranquillamente perché non hai peli sulla lingua. Cioè, allora, lui guadagna meno di 3, no? Skriniar guadagnava 3,8, l'Inter gli ha offerto 6 più bonus, ci arrivava a 6,5. E il Paris Saint Germain bonus facili da raggiungere, bonus facili da raggiungere, specifichiamo bonus facili da raggiungere, ma poi sembra che l'Inter sia andata pure a cercare di dire, ma se sono questione di 500.000, se è questione di 7 milioni il modo si trova, ma lui aveva già l'accordo col Paris Saint Germain. Ecco, su Bastoni e più un contratto alla Barella 4,55, un contratto come qualcuno oggi scrive, addirittura la richiesta di partenza sarebbe alla Lautaro Brozovic, 6, io ricordo sempre che è un 99, quindi è giovane. Ecco, perché poi non bisogna arrivare all'estate, cioè al mercato aperto. Per Çalhanoğlu, che parte già da una cifra più alta, 5, l'adeguamento può essere a 5, più bonus facili, 5, 5 e mezzo. Su Bastoni, diciamo che fin quando si deve arrivare, perché questo è pericoloso, anche questo discorso di Skriniar, no? Allora gli altri, come vedete, io dico anche agli altri tifosi che dicono, ma tu gli dai 8-9, cosa vuoi che sia? No, sì, poi ci sono tutta la fila degli altri che ti dice, allora perché a me sei no? Sì. Ma hai ragione, il problema è proprio questo. Allora, mi ha spiegato un signore che è stato responsabile di comunicazione di tre grandi top club appunto nel nostro paese, che la questione legata proprio alla gestione della dimensione dei salari è fondamentale, nel senso che se tu cominci a dare ad uno 7 milioni, il giorno dopo vengono a bussare tutti gli altri che prendono 6 e vogliono 7. I tifosi da questo orecchio non ci sentono, io non so più come dirlo, della serie, pensa, mi sono preso la briga dopo 10 anni di scrivere un'altra edizione appunto del mio libro, proprio per ribadire in tutte le salse che bisogna fare i conti con i numeri. I numeri non sono belli, non sono come le poesie che io amo tanto, la letteratura, no, sono una roba più pesante. Enrico, l'Inter è passato dal 53% di incidenza del costo salari all'83% nell'ultimo bilancio, quindi bisogna scendere. Pensa che perfino la vituperata Superlega propone, in caso di insomma di progetto che dovesse andare avanti, si parla di un tetto anche lì al 55%, per far capire che insomma non si può arrivare all'80%. Addirittura il Paris Saint-Germain oggi al 111%. Assolutamente. Allora, l'incidenza dei salari stipendi sul fatturato è uno di quegli acid test che ti dicono se una società, un'azienda sta andando bene o se sta andando a sbattere. Allora, è chiaro che un valore tutto sommato, ma ascrivibile alla logica delle cose, starebbe tra il 50 e il 60%. Devi stare in quell'intervallo, non devi andare oltre. Noi siamo ampiamente oltre. Credo che con Bastoni bisogna arrivare a, diciamo, in parlando di ciò che tu mi ponevi come questione, diciamo da cui è nato tutto, cioè la questione di arrivare magari ad offrire un 5 milioni e mezzo, non andare oltre, perché è chiaro che Bastoni sia un prospetto importante, interessante, significativo, però non dobbiamo esagerare. Poi io, rispetto a tutta la situazione Skriniar, ho molta fiducia in nel buon Marotta, che vada a prendere magari un buon parametro zero. Ce ne sono alcuni molto interessanti che scadono in giro per l'Europa, proprio come difensori, che potrebbero essere, diciamo, un rinforzo importante. O si parla molto di Thiago Giallo, che va in scadenza del 2024, quindi il Lille non potrebbe chiedere cifre iperboliche di un giovane del 2000 molto molto
interessante. Molto interessante. Poi tieni conto che io sto riproponendo come una specie di tormentone la questione Baschirotto. Ah, lo cioè, so, lo so, che adesso ha anche segnato. Sì, sì, ma poi io Baschirotto sono convinto che lui sarebbe l'erede di Materazzi, perché come giocatore, anche proprio come individuo, cioè è uno che passa 3-4 ore al giorno in palestra, si allena, torna in vacanza vicino Verona nell'azienda agricola dei genitori e diciamo sposta le palle di fieno da una zona all'altra. Cioè questo però l'Inter lì, allora l'Inter vuole un veloce, perché sì, è la caratteristica che ci manca, quindi non a caso era stato contattato, non so, Demiral. Esatto, un giocatore, anche sì, se lì ci sono dubbi magari sulla tenuta fisica, sì, però un giocatore molto interessante, vediamo in estate, a me piacerebbe, vediamo, molto. E poi c'era stato questo accordo con Pavard, poi saltato perché il Bayern Monaco non voleva avere Skriniar contro all'ottavo di Champions, allora dice se noi diamo Pavard all'Inter, l'Inter dà Skriniar al Paris Saint-Germain, quindi blocchiamo tutto, intanto è partito pure il corteggiamento per il rinnovo. A me diciamo che non è proprio una soluzione che mi entusiasma, proprio parlando di velocità. Poi soprattutto il Bayern Monaco non credo che lo regali, anche se un anno dalla scadenza. Poi, scusami, un'altra operazione e poi Salvini, ma... mi chiedono da casa, non è Scalvini, tramontata, ma se chiedono 40 milioni diventa difficile. Sì, perché i cari signori della Dea, quando vendono, vendono come una boutique del triangolo della moda, quando compro voglio comprare come in un outlet, hanno questa visione un po' falsata della realtà, per cui stiamo attentissimi alla Dea, perché la Dea ogni tanto qualche bidone l'ha mollato in giro a destra e a manca. Quindi attenzione a questa roba, attenzione a un altro nome, io lo dico chiaro e tondo, si è rilanciato, un TT a Lecce sta giocando in modo adeguato, è stato un campione del mondo, ha avuto molta sfortuna per 2 anni, non riusciva diciamo a rimettersi in piedi ai vari infortuni, questo ha una capacità tecnica dotato di mezzi superiori, e al Barcellona, è vero che è ancora sotto contratto, ma il Barcellona ci tornerà più, nel senso che non giocherà più con la maglia dei Blaugrana, quindi si potrebbe verificare una condizione per poterlo prendere a soldi diciamo non eccessivi, ecco, questo è, per cui voglio dire ci sono tante maniere, intanto l'importante è stare attenti a come gestire queste dinamiche di costo che tu hai detto, perché sono fondamentali, noi dobbiamo, lo ripeto, stare molto attenti rispetto a tutti quelli su Ningauto, Zangauto, non so con chi tifa, che tifano Berrettini adesso, perché Berrettini c'ha la fidanzata che presumevano fosse la fidanzata di Steven, no? Ma niente, benissimo, forza Berrettini, facciamo quello che vogliamo, sì, facciamo quello questa che me l'ero persa questa. Sì, perché la Berrettini in questo sì, momento sì, no, mi ricordo il Corriere della Sera che ha fatto l'articolo. Nota, hai capito, per cui voglio dirti, non facciamo nomi altrimenti qualcuno si risente, poi io sono un gran tifoso di Berrettini, ma al di là di ciò no, spero che gli giovi la presenza della signora, perché insomma, il problema è che Berrettini è uno che può vincere uno slam, quindi non vorrei che si distragga, ma al di là di questo torniamo a noi, il problema è proprio questa cosa, cioè di riuscire a gestire nella maniera migliore questo passaggio, cioè no, della serie, noi in questi 3 anni, no, questi vituperati 3 anni, questa diciamo proprietà di scappati di casa, con me che una volta mi sono sentito dire, credo che sia accaduto anche a te, che siamo in qualche maniera i cantori dei cinesi, che francamente a me non va nessuna, non ho nessuna intenzione a me di fare una roba del genere, non c'è proprio quest'idea, però ti dico con tutta franchezza che questi vituperati cinesi in 3 anni hanno portato a casa 4 titoli, uno scudetto, 2 supercoppe italiane, una Coppa Italia e più punti di tutti, nel senso che quando non si è primi si è secondi, vuol esatto, dire che comunque si è sempre lì. E comunque, e quindi questa cosa bisogna tenerla in considerazione, nel senso dobbiamo migliorare le condizioni appunto dei conti del club e facendo in modo che il rendimento sia comunque ma poi questa narrazione, ormai si usa questo termine, no? La narrazione, allora, questa narrazione Enrico lo uso anch'io, che sì, l'Inter per colpa del presidente che non mette i soldi deve sì, vendere un pezzo all'anno, come si fa ad andare avanti? Allora io non capisco, cioè allora ma anche il tifoso, cioè non vede che il Napoli mezza squadra ha fatto fuori per abbassare il monte in gara. No, adesso dirò la parola, tanto non c'è o il Milan ha perso a zero, il Milan ha perso a zero i giocatori perché dice 3 milioni e mezzo, 4 milioni, 4 e mezzo, esatto, no, e il tetto c'è questo tetto qua, e vado a prendere un altro, un giovane sconosciuto, non mi interessa. La Juventus ne ha persi tantissimi, ieri facevo l'elenco di tutti quelli che ha perso in questi anni, oppure fa le plusvalenze per cui poi è indagata, esatto, plusvalenze fittizie. Allora l'Inter deve perdere un pezzo. Ma secondo voi, allora voi siete l'Inter, dovete fare una scelta. Che fate? Il taglio completo, mezza rosa in una volta? Fate che tutti quelli che chiedono di più li lasciate andare a zero?
fate cose illegali o fate come sta facendo l'Inter, cioè di cogliere le occasioni. Poi con Skriniar è stato sbagliato, ovviamente, però cerchi di tenere l'asse portante e poco alla volta la vai a modificare in base a quelli che sono i ricavi, cioè fai questo gioco ovviamente di riequilibrio, cioè, no, è fare... perché c'è il presidente, no, qualsiasi presidente deve fare questo lavoro. Assolutamente, anzi ti dico di più, siccome mi hai dato l'assist, parliamo del Napoli. Il Napoli la scorsa estate manda via Koulibaly, vende, manda via Insigne, Fabian Ruiz, si libera di una serie di contratti onerosi. A Napoli i tifosi cominciano a dire caccia i soldi pappo, sto citando i fatti, ci sono i video, quindi nessuno mi può abbonati. Caccia i soldi pappo non è una cosa bellissima, cioè, che si è detto ad Aurelio De Laurentiis. Aurelio De Laurentiis infatti in questi giorni ha detto i napoletani sono bravi a criticare, poi dopo quando le cose vanno bene grande presidente, non si non dimentica di quello che mi hanno detto. Allora, tifosi dell'Inter, non andate dietro ai soliti noti, che quelli che dicono Milano in crisi, no, Milano, togliamo la O, dice compro una vocale, no, qua la vendiamo la vocale rispetto a Mike Buongiorno. Milan in crisi, Milan probabilmente non va avanti in Champions e forse non arriva nemmeno fra le prime quattro, hai capito? Quindi questa cosa qui, i cari tifosi dell'Inter che stanno a fare sempre i logionisti e la scala, vogliono finirla o no di andare dietro questi tra virgolette soggetti vagamente propensi a costruirsi una narrazione? No, a gennaio, Enrico, quello che hai detto è stato incredibile, no? Perché il Milan era a 5 punti dopo la vittoria dell'Inter col Napoli, dal Napoli il Milan secondo a 5. Sì. E ci fu quella famosa prima pagina in cui dice ecco il piano del Milan per raggiungere in 5 giornate il Napoli. Ecco, in quelle 5 giornate ha perso 13 punti con 2 pareggi e 3 sconfitti. Quasi sembrava che gli avessero tirata, ma l'avessero chiamata. No, ma aspetta, però dopo come si è trasformata la storia che il Milan doveva raggiungere? Si è trasformata che Milano è fuori dei giochi. Ma non Milano fuori dei giochi. L'Inter ha vinto la Supercoppa, è andata avanti in Coppa Italia, ha vinto 2 derby in 18 giorni. Pardone, gli interisti vanno ancora dietro a questi signori che fanno un'operazione che è comica, sono barzellette. E in tutto ciò il grande cantore, il grandissimo vincitore di 2 Champions, di uno scudetto con una squadra stellare, che poi con un a caso con Capello ha vinto una Champions e 4 scudetti, cioè Arrighi che dice che il Milan gioca un calcio europeo. Aveva detto che noi eravamo una squadra degli anni 70. Vedremo. No, ma adesso ha detto che ha fatto da spari partner. Il Milan ha detto che è stato uno sparring partner. Allora voglio dirti, se gli interisti vogliono continuare a dare retta a chi si esprime in un modo che è assolutamente falsificatorio, che è una barzelletta, che fa sì che sia confermata l'idea per il quale nella famosa classifica appunto della capacità di esprimere una diciamo un'informazione adeguata rispetto a certi parametri, l'Italia se non erro è al 101° posto dietro il Botswana, qualcosa del genere, sono quelli lì, quei signori lì che raccontano cose che non stanno in cielo. No, ma poi Enrico, ti ricordi quando Zhang per la pandemia era stato 6 mesi in Cina e c'erano cause evidenti e chiare? Adesso c'è, dov'è finito? Chi è il proprietario del mio? Dove sta? Cioè, ma poi c'è un'altra cosa, attenzione, nel pieno della situazione pre-derby, quando è entrata in campo una squadra a righe rossonere praticamente inesistente, una squadra di scappati di casa, perché così è stato il Milan di domenica, non ci prendiamo in giro, esce un bel articoletto su una testata che sarebbe diciamo di carattere economico-finanziario, però al quale io però chiederei il direttore quale squadra tifa, non mi dica che se tifa il Pescara o il Teramo, perché non è vero, quale squadra tifa, e mi dice a marzo arriveranno i creditori di Zhang in Cina che chiederanno appunto in qualche maniera di fare una sorta di azione sull'Inter che è di proprietà di Zhang. Guardate che non funziona così, e l'Inter non è della persona fisica Zhang, è di una società, quindi la cosa è un po' più complicata, per cui prima della partita, 48 ore prima, vengono fuori queste tra virgolette amenità. Io le avrei definite in un altro modo, non voglio essere volgare, però quel termine volgare che inizia per C e finisce per te sarebbe assolutamente quello da utilizzare, capito? Cioè, roba da matti. Quindi questa cosa a me non convince, questo stare e andare a fare, tra virgolette, in qualche maniera i proseliti di questo tipo di approccio. Alla fine della fiera, piaccia o non piaccia, schiattano o non schiattano, ma io gli auguro di schiattare a questi anti-interisti. No, di schiattare, in senso metaforico del termine. Metaforico. No, è chiaro, sempre metaforico, mica sempre fisicamente, per carità. Dal punto di vista, diciamo, metaforico,
questi interisti, questi anti-interisti, pardon, con questo spirito distruttivo nei nostri confronti, è chiaro che era metaforico, per carità, la morte, lasciamola perdere, e sorella morte, lasciamola stare per i fatti suoi. Invece, voglio dire che spero che siano smentiti nei fatti, già appunto contro il Porto in Champions, perché poi a me piacerebbe arrivare ai quarti di finale incrociando le dita, perché poi sai, lì viene fatto il sorteggio del tabellone, e con il tabellone può succedere di tutto, della serie che ti puoi ritrovare una specie di, come si può dire, calendario che ti porta quasi in finale, perché è successo, e poi chi lo sa che può succedere. Beh, a me piacerebbe molto, cioè, che queste persone avessero un progressivo peggioramento del loro arrossamento globale, diciamo, per quanto senti, ma a proposito di questa crescita possibile dell'Inter, dice, come fa a crescere? Come fa? L'Inter ha preso quest'estate il giocatore che era stato decisivo nello scudetto del 2020-21 e anche l'anno prima, perché qualcuno che mi continua a dire nelle trasmissioni, ma un anno ha fatto Lukaku in campo, ma come un anno? Ha fatto solo all'Inter, ne aveva fatti due, più Conte l'aveva voluto perché all'Everton aveva fatto il suo record, ripeto, con l'Everton, non con Conte, 25 gol, e nella nazionale belga è il maggior marcatore della storia. Ecco, questo giocatore che si è infortunato, il primo infortunio grave muscolare della sua carriera, mentre mancava in questo primo infortunio muscolare della carriera, cioè veramente in modo vigliacco è stato massacrato, attaccato, sì, proprio gliel'hanno detto di tutti i colori, quasi come se fosse un giocatore finito a 29 anni e mezzo. Io invece credo che adesso, dopo aver superato questi anche piccoli... e la piccola infiammazione dopo che torni da un lungo infortunio, perché quando torni da un lungo infortunio è così. Adesso già l'abbiamo visto con il Milan, 25 minuti in forma diversa, in crescita, non è ancora anche con l'Atalanta, con l'Atalanta dall'inizio, e adesso io credo che lui con Brozovic a centrocampo è come... io poi un po' di coerenza, cioè anche quelli che... ma vi ricordate quando il Napoli, io ho sempre detto, il Napoli ha avuto Osimhen fuori 3-4 mesi, nei due anni scorsi. Io dicevo, voi pensate il Napoli se avesse avuto Osimhen? Invece, quando è l'Inter che ha Brozovic e Lukaku fuori, Inzaghi se l'è tolto questo sassolino dopo il derby, ha detto qualcuno se n'è dimenticato che abbiamo avuto fuori il regista e l'acquisto principe dell'estate. No, è finito, a 29 anni uno è finito. Io penso che appunto Lukaku possa farci togliere ancora qualche sassolino. Tu sei stato sempre un estimatore del giocatore. Ti aspetti adesso, oggi si parlava anche di una riunione a marzo con il Chelsea per capire, addirittura oggi, vabbè, io non voglio anticipare i nuovi mostri domani, ma addirittura ho letto delle cose fantastiche, divertenti, Enrico. Ma no, ma è cosa, è letteratura sul fatto, fatta, no, ma sul fatto che il Napoli, senti questo è troppo divertente. Il Napoli sì, cede Osimhen, sì, sai chi lo cede? Al Chelsea, e quindi sai che fa con una parte di quei soldi? Si prende Lukaku. Cioè De Laurentiis, secondo te, gli dà 8-9 milioni a Lukaku all'anno? Questo è fantastico. Ma sai perché lo dicono? Perché siccome molti di questi cari colleghi non hanno mai aperto... No, questa in realtà verrebbe da, diciamo, da lontano, ecco, da lontano. Vabbè, dall'estero, dall'Inghilterra stessa, perché anche là i tabloid sono scaduti. I cari colleghi inglesi. Sì. Comunque, questi cari colleghi inglesi, ho la sensazione che non abbiano mai aperto un libro di accountability, no? In questo caso, sì, no? Diciamo che non conoscono il monte ingaggi del Napoli. E perché appunto non sanno appunto che ADL non usa questo tipo di fare questo tipo di scelte, per cui sono delle illusioni. Sono affermazioni che lasciano il tempo che trovano, ribadisco. C'è un problema di aver visto negato a tutta una narrazione che ha raccontato del Milan come una squadra stellare, quando noi sappiamo benissimo che per una serie appunto di convergenze, appunto, come si potrebbe dire, di tipo astrale, no? È successo che l'anno scorso il Milan abbia vinto quello scudetto, ma anche il Milan avesse alcuni calciatori, faccio i nomi, Calabria, per dire, Nipponapi, Brahim Diaz, piuttosto che quell'altro là, Salimakers, che sembra il nome appunto di un elettrodomestico, che nel Milan appunto dei tempi di
Shevchenko, Rui Costa, Nesta e Maldini non avrebbero nemmeno portato la borsa, appunto quella dell'acqua, no? Piuttosto degli indumenti, questo era palese a chiunque conosca un po' di calcio. Solo che il problema è che quando tu vuoi raccontare balle e quando sei portato a fare una, diciamo, scelta di mistificazione della realtà, scrivi le cose o racconti le cose che abbiamo ascoltato, però poi la realtà ti ripropone, diciamo, gli esiti effettivi di quella che è. Per cui io sto aspettando tutti questi signori, li sto aspettando perché io voglio vedere che succede, ribadisco, nel prosieguo di questo campionato, in Champions League e in Coppa Italia. Voglio vedere perché ho grande curiosità di vedere. Io mi chiedo, per esempio, se il Milan facesse flop in Champions League, se il Milan di domenica scorsa, è chiaro che con il Tottenham di Conte fa flop, e se in campionato non si piazza dalle prime quattro, che cosa potranno raccontare? Cosa diranno questi signori? Lo ripeto, hanno raccontato cose che non stavano né in cielo né in terra, esaltando un calcio straordinario. Ma di cosa parliamo? E lo schema del Milan era uno schema molto semplice: Magnan, palla a Teo o a Leao, e palla lì, se Teo o Leao non arrivavano in porta, palla al centro a fare un po' di caos organizzato. Questo era il Milan, cioè, e con una serie di situazioni che si sono incastrate l'anno scorso e che ha consentito di vincere quello scudetto, che però sarà una tantum, in latino, lo dico a tutti, significa una volta soltanto, non qualcosa di diverso che qualcuno confonde talvolta il significato. Quindi una volta soltanto uno scudetto, e quindi ciclo niente, nessun ciclo aperto, non c'è nessun ciclo, non c'è nessuna fase, non c'è niente, c'erano solo una serie di puttanate raccontate da persone che non sanno nulla di calcio. Questa è la mia conclusione. In questo periodo non sono molto propenso ad andare, diciamo, a fare mediazioni, perché Enrico, però ti volevo chiedere anche sugli ultimi sviluppi, posso rubare ancora tanto altro tempo, però 5 minuti se possiamo. Per esempio il discorso stadio, adesso oggi ancora si è parlato di questo, la carta nascosta l'aveva definita Scaroni, oltre a Sesto e San Siro insieme all'Inter, la carta nascosta sembra essere Rozzano, e quindi il Milan potrebbe andare a fare lo stadio da soli. L'ultima puntata ha visto Sala chiedere la possibilità o meno che ci possa essere, come dice Sgarbi, dall'anno prossimo, dal 2024, il vincolo, e c'è una nuova soprintendente che dovrà dare questa risposta ufficiale. A quel punto si capirà se il progetto San Siro insieme al Milan può andare avanti o no. Tu pensi che almeno, non dico che si sappia come andrà a finire, ma almeno che siamo arrivati finalmente al dunque, cioè che arrivi questa risposta sul vincolo no dal 2024, a quel punto Inter e Milan si possono fare i conti anche con le nuove richieste del comune, e poi auspichi uno stadio ognuno per fatti suoi a questo punto, e quanto pensi sia possibile con la burocrazia che c'è, ma anche lo scenario di andare fuori Milano, cioè a Sesto, a San Donato, insomma sì, intorno nella città metropolitana, pensi che ci sia una strada favorita sulle altre o siamo ancora in alto mare sulla risposta definitiva? Guarda, io intanto non riesco a capire che cosa voglia Sala, nel senso che ho la sensazione che Sala stia tentando di fare lo scaricabarile in modo tale che non sia lui a decidere qualcosa che non sia. No, però sia questa lui... cosa di dire, diteci, non tramite interviste, ma tramite un comunicato ufficiale, che dal 2024, siccome Sgarbi ha posto il dubbio, anzi Sgarbi dice che è sicuro che scatta il vincolo, lui dice, visto che questo lo può dire la soprintendenza, che la soprintendenza ci dicesse se è vero o no. Quindi secondo me la richiesta è legittima, poi se risponde... Devo dirti che questo iter, però, voglio dire, è stato sin troppo lungo, nel senso che molto il problema lungo, era se decidiamo di fare uno stadio nuovo in zona San Siro, insomma l'iter avrebbe dovuto essere velocizzato. Secondo me c'era necessità anche di magari qualche strumento normativo differente. Nella nuova edizione del libro lo accenno in un paragrafo, probabilmente, come si è usato a fare in giro per l'Europa e per il mondo. Solo che vabbè, qui noi ci dobbiamo adattare con le condizioni nelle quali viviamo. Ti dirò, io ho la sensazione che adesso questa idea dello stadio del Milan a Rozzano vive Toretto, no? Il famoso pugile molto capace, appunto, no? Che è l'ex compagno della nostra collega di Dazon, della giornalista di origini catanesi. Beh, voglio dire, forse per avere un po' di tifosi del Milan, che so che sono discretamente numerosi in quella zona della provincia di Milano, vado pensato a questo stadio a Rozzano. Faccio la battuta nel senso che ho la sensazione che qui si siano fatte un po' di alternative, buttate lì dei nomi per mettere pressione al comune di sì, esatto, per
cercare di avere un esito. Io ho la sensazione che se il Milan volesse andarsi a fare lo stadio da solo, quasi quasi, verrebbe agli interisti dire: ma sì, andate via e lasciateci San Siro, no? Che poi magari San sì, Siro... Sì, però sembra che l'Inter comunque lo stesso andrebbe poi a fare un progetto alternativo da solo, non a San Siro, sì, per chiaro, tutti i motivi che... Ma per i motivi che sappiamo, esatto, perché c'è bisogno di uno stadio di proprietà 7 giorni su 7, perché diventi diciamo volano di sviluppo di fatturati ulteriori, perché deve essere un asset nel bilancio della società, che altrimenti se no rischiamo di andare a sbattere e dobbiamo non vendere una star all'anno, ma 2 o 3 star all'anno, cioè questo è per capirci. E quindi lo ripeto, l'idea ci può stare, quella di vedere alternative. Sesto San Giovanni aveva dimostrato un'apertura differente, sì, sì, rispetto appunto a chi evocava anche sulla carta stampata, no, di giornali, e parlano di un pezzo di storia che non deve andare via. Siamo d'accordissimo, però lo capiamo o no che quella è un'azienda che deve funzionare da azienda, con il conto economico, lo stato patrimoniale, costi e ricavi, attivo e passivo? Io capisco che questo non sia attraente, seducente, seduttivo, ma fa parte del gioco, se la vogliamo diciamo considerare un'organizzazione che riesca a perpetuarsi nel tempo, perché altrimenti, intendiamoci, Michele, noi ce lo siamo detto tante volte, cioè, se pensiamo che la squadra possa andare avanti con una logica di un tempo che fu, con un ricco che mette i soldi diciamo sul tavolo e dice ci penso io, non esiste più. Non esiste più. Tra l'altro Zhang, che ha investito 800, 700, 800, a seconda se consideriamo pure i 100 milioni messi con Octree nell'Inter, sì, diciamo dovremmo benedire come manna nel deserto, però adesso ti devi fare i conti con la sostenibilità, no? Con riuscire ad autosostenersi in termini economico-finanziari. Perché non era scontato, voglio dire, che ci fossero questi 700-800 milioni in questi 6 anni, cioè non è che all'Inter erano dovute. Cioè... Anche perché noi abbiamo visto che l'alternativa c'era, c'era, e come, rispetto al concetto di sostenibilità. E si potevano fare i mastruzzi. Intanto c'è il Pasquale Guaro che interviene in chat, che mi dice che se io potrei fare il sindaco per dare subito l'ok. Sì, tu sicuramente il sindaco potresti farlo. Il problema sai qual è? È che quello che mi fa sorridere... Io direi lo stadio posso dirlo una nuovo, roba? Ma solo all'Inter. C'era un modello però di efficienza, no? Che hanno raccontato molti nostri colleghi che erano al di sopra delle parti sicuramente, e ci hanno raccontato che la Juventus era un modello straordinario. Per anni hanno detto che era eccezionale. Ecco, ma a questo proposito, Enrico, la Juventus aveva Marotta, e Marotta è andato via a dicembre 2018, ancora non si è capito perché, cioè è stato fatto fuori perché, diciamo così, l'hanno spacciata per la nuova dirigenza dei quarantenni rampanti che dovevano fare da soli. L'ex centrocampista del Brindisi, notoriamente un manager internazionale, lo sappiamo tutti, il grande Paratici, straordinario. Prego, e quindi poi alla fine, con questi quarantenni eccetera, è andata a finire con una serie di errori. Cioè, io credo che veramente serviva un'impresa titanica per dilapidare un vantaggio che, quando Conte parlava di grattacielo, adesso al di là di portare l'acqua al suo mulino, aveva una parte di ragione, ce l'aveva, nel senso che la Juventus aveva un vantaggio così clamoroso di ricavi, di strutture, di squadra, di anni di investimenti, di tutto, che riuscire in 2-3 anni non solo a perdere tutto il vantaggio, ma pure a invischiarsi solo 16 anni dopo un altro scandalo con delle intercettazioni, a farsi prendere di nuovo con le mani nella marmellata. Cioè, io credo che veramente, non lo so se hanno avuto un delirio di onnipotenza, supercazzoliamo la Consob. Però adesso addirittura dice: no, ma ci sono questi PM tifosi del Napoli, che anche loro potevano evitare di dire certe frasi, eccetera, e sicuramente potevano evitare. Però dico, adesso come se, cioè se passa questo principio, allora io devo pensare ogni volta nella classe arbitrale ci saranno anche, che ne so, di giovani che da piccoli erano tifosi della Juve. Oppure... Tra l'altro ci tengo a dire una roba che me la ricordava il Fabrizio Ruggeri, avvocato che tu conosci, diciamo che patrocina in corte di Cassazione, penalista di successo, che ricordava quel famoso, no, giudicante della categoria arbitrale che faceva appunto, come si può dire, da giudice dei comportamenti degli arbitri, e intanto era ai domiciliari perché era stato coinvolto in un traffico internazionale di
stupefacenti, capito? Quindi questa era la categoria, quella degli arbitri, che c'aveva un soggetto che non si erano accorti che in quel momento non era proprio il massimo, come si potrebbe dire, della verginità, ecco. Diciamo che la moglie di Cesare gli era molto lontana, ecco. Quindi stiamo parlando di questo sistema a proposito di arbitri, quindi speriamo che anche il sistema degli arbitri italiani si rinnovi, perché non accadono più quelle robe là che abbiamo visto con quella signora che poi si è dovuto dimettere, perché insomma... Ma che aria tira, che aria tira, Enrico, cioè alla fine qua i 15 punti collegio di garanzia, però dopo c'è il secondo filone, secondo te alla fine... Allora... Perché qua è molto, io lo voglio premettere, è molto molto difficile fare dei pronostici, perché per esempio già nel primo filone stiamo parlando anche di cavilli legali, cioè anche la difesa della Juventus non è nel merito, ma è nella forma, cioè se si poteva riaprire dopo tot tempo, se si poteva affibbiare un articolo anziché un altro. Poi invece nel secondo filone andremo a capire, lì io credo che sia impossibile non avere una penalizzazione, però sai, se la sommi a un'altra inizi a rischiare anche la salvezza, se invece è solo una potresti cavartela con la salvezza. Poi in Europa avrai le conseguenze comunque. Io ci tengo a dirti una cosa, intanto non voglio fare il Nicola Porro del calcio, dello sport, però qui guardando un po' di giornali oggi ho notato che c'è questa convinzione, c'è inchiesta relativa al giudice Santoriello, no? Inchiesta Juve, il PM tifoso pronto al passo di lato, va bene, farà il passo di lato Santoriello, arriverà un altro PM che sarà tifoso di una squadra, speriamo che sia tifoso, lui sì, del Teramo, no? Così potrà essere chiamato a rispondere di niente, ma al di là di tutto, appunto, poi alla fine della fiera di quello che è accaduto i giudici dovranno tener conto, valuteranno le situazioni, come hai detto tu andranno a verificare quell'altro capitolo molto impegnativo, appunto, delle eventuali remunerazioni date in nero, che come una società quotata in borsa vogliono dire falso in bilancio, falso dichiarazione al mercato, agiotaggio, insomma, cioè, ci può essere di tutto, e gli effetti sportivi, insomma, è chiaro che sono strettamente connessi, e non è automatico, come dicono alcuni avvocati di diritto dello sport, che ormai sono proprio schierati, quelli sì, come tifosi, fino alla fine, una domanda, ma sei un avvocato, un giurista o sei un tifoso? Allora andiamo a vedere appunto che succede, certamente rischiano di brutto, nel senso che, come hai detto tu, se si aggiunge un'altra, diciamo, un'altra penalizzazione, rischiano di andare in Serie B. Al di là di tutto però resta la questione, diciamo, la cosiddetta sanzione reputazionale, no? Allora, resta la sanzione reputazionale. Hanno raccontato per anni che era un modello vincente, che era un modello straordinario, che non facevano aumenti di capitale, quelli che sono bravi, mica come i dirigenti dell'Inter, piuttosto che di qualche altra squadra, invece si è visto che poi alla fine era una roba... Te lo ricordi quando ai tempi a Milano c'era nella metropolitana quelli che facevano il gioco delle tre carte? Ecco, diciamo che era una roba assimilabile a quella situazione. Sì, diciamo che, che forse il dirigente, se ha 50 anni o 60 e non 40, non è che è come un calciatore che deve andare in pensione. No, ma poi c'è un'altra cosa, cioè il problema delle competenze. Ribadisco, questo straordinario ex centrocampista del Brindisi, appunto nato nello stesso paese della signora De Micheli, voglio dire... Non mi sembra che avesse un profilo, sai, ha fatto il dirigente ai Boston Celtic o ai Los Angeles Lakers, poi è andato a lavorare al Bayern Monaco e poi al Barcellona. Mi sembra che avesse un altro comunque profilo. Qua Andrea ci scrive, dice: io sono di Teramo, che avete contro te? No, non abbiamo nulla, no, il problema è che... No, però, allora Enrico, io ti devo salutare, però mi viene in mente... dire per una cosa, scusa. Sì, no, ma mi vengono in mente tante cose, per esempio almeno una parola al volo, senza che però ti scateni troppo, perché però non posso darti quello che... Io, per esempio, non la pensavo come te, però devo dire che su questo hai avuto ragione, nel senso che non pensavo che Zaniolo potesse a 24 anni essere ancora a questo punto. Cioè fare prima io non gioco più, dopo no vabbè, vado al Milan. Ah, la Roma non mi vuole vendere al Milan? Allora vado al Tottenham. Ah, il Tottenham non mi... Ah, allora resto. Ah, non mi fate giocare? Allora l'ultimo giorno vado al Barmouth. Ah, il Barmouth dice no, e noi intanto abbiamo preso Traoré, non ti vogliamo più. Ah, va bene, allora torno ad amare la Roma e sono a disposizione. Ah, però aspetta, c'è il certificato medico, per 30 giorni non posso giocare. Ah, no, aspetta, il Galatasaray, forse vado. Ah, va bene, vado, oggi ringrazio a vita la Roma che... Ma ragazzi, ma fuori di testa completamente, ma proprio fuori di testa.
Assolutamente. Allora, io ti dirò, non ho fatto altro che fare, diciamo, il semplice passatore di una notizia. Io ricordavo appunto una dichiarazione di uno dei migliori uomini di mercato di questo paese. Probabilmente se conoscesse un italiano più forbito sarebbe andato ad allenare, a fare il direttore generale dei top club, ma non soltanto italiani, con una lingua un po' più forte oltre all'italiano, cioè Pantaleo Corvino, che è sicuramente un mago del mercato. Allora, un signore che vede un giocatore, diciamo, 3 minuti e capisce dove può andare a parare. Questa è la verità. Leo Corvino ha queste caratteristiche. Se Leo Corvino, quando Zaniolo giocava nella primavera della Fiorentina, e Leo Corvino era tra l'altro il grande capo di tutto il settore giovanile, anche del settore giovanile della Fiorentina, a un certo punto a 16 anni e mezzo preferirono non confermarlo, tanto che andò a giocare all'Entella, e Corvino ha fatto capire che sicuramente i problemi non fossero di tipo tecnico rispetto al ragazzo, ma magari aveva un modo di fare, un modo di essere che non era forse potenzialmente ascrivibile a quello di un professionista equilibrato. Beh, voglio dire, a me bastavano le parole di Corvino, cioè la scelta di Corvino. Corvino non ha mai diciamo cannato una scelta sul versante del settore giovanile, cioè è stato capace di costruire ai tempi nel Lecce, quel famoso Lecce che vinse lo scudetto primavera. No, ma mi viene in mente perché adesso c'era un tifoso che mi scriveva di Gnonto, perché adesso ha segnato ieri con Leeds. Ragazzi, Gnonto ha scelto lui di andare allo Zurigo. L'Inter non è che non lo volesse tenere, e tra l'altro a quell'età in Italia c'era anche questo problema legislativo che ti fa perdere i giocatori. Esatto. E adesso speriamo, insomma, non è colpa dei dirigenti del, questo amico che scrive, non è colpa dei dirigenti dell'Inter, soltanto che a forza di leggere dei fenomeni che non sanno niente né di carte né di numeri, continuiamo a raccontarci cose che non esistono. Sono le normative che consentono ciò. Gnonto, che è un ragazzo intelligentissimo, tra l'altro mi fa piacere che sia stato un ottimo studente di liceo classico con medie molto elevate, Gnonto, persona intelligente, ha detto: preferisco andare a giocare all'estero, e appunto prima in Svizzera e poi in Inghilterra, crescendo in campionati, diciamo, che sono probanti, rispetto allo stare nel settore giovanile della squadra italiana, dove sappiamo che il passaggio dalla primavera alla prima squadra diventa sempre molto complicato. È una scelta del ragazzo, che non a caso, ragazzo di Verbania, italiano di Verbania, pur avendo i genitori non italiani, ha avuto la capacità di fare, tra virgolette, un percorso differente. Non tutti sono disposti a fare ciò, però bisogna dire chapeau al ragazzo. E l'Inter non ci ha potuto fare nulla, ma nel passato sono già accaduti. Qual era, Enrico, la cosa, scusa, perché poi ti ho fatto commentare di Zaniolo, adesso di Gnonto, forse tu volevi aggiungere una cosa, stavi dicendo prima di salutare, e poi l'ultima domanda invece che ti faccio io prima di salutare su Sampdoria-Inter. Sei d'accordo che questa è una prova di maturità che l'Inter deve dare, perché già abbiamo visto l'Empoli dopo la Supercoppa, abbiamo visto il Monza dopo il Napoli, e adesso ci aspettiamo con Sampdoria e Udinese delle prove generali di porto. Cioè l'Inter non si deve accendere e spegnere, ma deve dare continuità e anche mettersi al sicuro in campionato per poi settimane in cui la Coppa, evidentemente sia Champions, ma anche Coppa Italia con la Juve ad aprile, prenderà maggiore importanza. Però a Genova non puoi andare a fare una prestazione come, che ne so, l'Empoli, il Monza stesso, ma con recupero anche di Brozovic e di Lukaku, l'Inter praticamente quasi al completo, a parte Correa, adesso deve iniziare a macinare, a dare sempre la stessa impronta a tutte le partite. Che ne dici? Assolutamente, intanto volevo aggiungere una roba, sì. Quindi non, le mie parole relative a Zaniolo, tu lo sai che io in tempi non sospetti l'ho detto, ero convinto che sarebbe andata nella maniera in cui è andata, erano legate soltanto al fatto che uno come Pantaleo Corvino, che è un mito, un mago dei giovani, non avrebbe mai lasciato partire un ragazzo di grandi potenzialità certe, perché Pantaleo ha quelle caratteristiche lì, per cui voglio dire, io quando ho visto che lo aveva, diciamo, lasciato libero alla Fiorentina, ho detto: questo qua non farà un grande percorso, sicuramente a qualche limite. Beh, i limiti adesso li abbiamo visti, no? Ci sono palesi, non sono più un pregiudizio di un presunto tifoso dell'Inter. In quel momento io non parlavo da tifoso, ma parlavo, diciamo, da analista delle situazioni che vedevo davanti ai miei occhi, che invece ha dimostrato quel ragazzo di avere certi limiti, e quelli sono, anche perché ribadiamo, Mario Balotelli è stato secondo me il più forte diciottenne che io ho visto giocare io personalmente, però purtroppo Mario Balotelli ha avuto dei limiti caratteriali, comportamentali, che hanno condizionato pesantemente la sua carriera, altrimenti con quel talento avrebbe fatto mirabili, eppure qualcosina di buono ha
fatto. Tornando invece poi all'Inter rispetto alla Sampdoria, è un momento fondamentale. E lunedì sera l'Inter deve dimostrare di essere fino in fondo squadra, nel senso va a giocare a Genova contro una Samp che aveva vinto praticamente col Monza per un rigore, diciamo, a tempo scaduto, ha dovuto subire il pareggio appunto dei ragazzi di Palladino. È chiaro che è una squadra che ormai comincia a vedere lontane, no? Le squadre avversarie che possono in qualche maniera essere raggiunte per poter, diciamo, avere la possibilità di salvarsi. Non mi stupirei che finisse in Serie B, perché è un percorso, quello della Sampdoria, che è stato molto complicato negli ultimi anni. Era accaduto lo stesso ai cugini del Genoa, prima o poi, diciamo, tutto si mette a posto, il cerchio si chiude, quindi la Sampdoria giustamente andrà in Serie B, penso, proprio per la situazione anche societaria che noi sappiamo, no? Essere molto critica, debole, per cui è chiaro che noi andiamo lì a giocare contro una squadra che probabilmente è all'ultimo stadio, all'ultima possibilità di riuscire a rinfocolare le sue speranze di salvezza. E la squadra dell'Inter deve dimostrare di essere una squadra matura, capace di gestire il momento, capace di colpire in maniera significativa. Si dovrà valere per esempio di un Lukaku che ormai lo vediamo essere in ripresa totale, e quindi continuare a fare il suo percorso dell'ultimo periodo, rimanere al secondo posto dietro il Napoli. È chiaro, sappiamo, no? Il Napoli ormai lo scudetto l'ho vinto, cioè se lo perde, lo perde il Napoli, non lo vincono le altre. Però non bisogna lasciare nulla di intentato, perché se per caso il Napoli avesse un momento di difficoltà, ci sono 4 partite, io l'ho già guardato il calendario, credo che tu lo sappia meglio di me, caro Michele, partita in casa, fuori casa col Sassuolo, partita fuori casa con l'Empoli, in casa con Lazio ed Atalanta, in quelle 4 partite, se avesse un in qualche maniera una sorta di rallentamento del suo ritmo, l'Inter deve essere pronto a cogliere la situazione, non si deve assolutamente creare la condizione per poter avere dei rimpianti, per cui questo è importante. L'Inter deve continuare a fare il suo campionato. Ha ragione mister Inzaghi quando dice che deve guardare solo a se stesso, al suo rendimento, partita dopo partita. Poi se il Napoli sarà straordinario, avrà meritato di vincere lo scudetto, chapeau al Napoli, saranno contenti tutti, sarà una cosa bellissima lo scudetto a Napoli per i napoletani, perché chi fa quella squadra sicuramente è una serie di spettacoli. Appunto, sì, facciamo lo scudetto al Napoli e la Champions all'Inter, facciamo così. Beh, quella sarebbe una roba che secondo me a quel punto Arrigo Sacchi non parlerà più di calcio ma parlerà di basket, che è un altro. No, ha detto che quando l'Inter vince, allora, come alcuni dicono che il Milan vince e Milano perde. Sacchi invece dice che l'Inter ha il calcio sorpassato, quando poi stravince dice che ha dei giocatori comunque forti, però in modo illegale vince, perché ci sono dei bilanci in disordine. fantastico. Secondo me Arrigo Sacchi è confuso, nel senso è molto confuso, molto confuso. E credo che il suo titolo di studio di ragioniere preso tanti e tanti tanti anni fa, che poi non lo ha portato più a prendere in mano quei benedetti libri, credo che un po' gli offuschi la mente, così lo penso. Senti, ma Enrico, tu sei tra quelli che vede Sanremo oppure no? Guarda, lo vedo poco, nel senso che di norma no, mi occupo di vedere, di ascoltare, non lo so, la parte della zanzara che non ho ascoltato, non ho visto appunto YouTube, e faccio altre robe, poi magari qualche spizzico di Sanremo lo vedo, però poi siccome io sono un fautore. Ciao Evi, ti saluta Silvana. Ciao cara, siccome ciao Evi, e no, io Silvana, io capisco, è bellissimo Sanremo, però siccome poi noto che sta diventando qualcosa di diverso dalla stessa della canzone italiana, e dal momento che ho molto rispetto per altre sere del sapere, della canzone, e preferisco distinguermi così una volta tanto, poi così finirà questa settimana e torneremo alla vita normale. No, poi domani sera se non vedi Sanremo ti vedrai il grande calcio europeo del Milan contro il Torino, no? Quello mi porterò il cellulare per vederlo su DAZN, ma sarò onesto in maniera totale, sarò ad una cena elettorale di un amico, un giovane amico che io sostengo in queste elezioni. Non facciamo però campagna elettorale. No, non faccio nessun nome, non faccio riferimento a partiti. No, se no mi scrivono soltanto per 2 giorni. No, per carità, no, assolutamente, non faccio nessun riferimento a niente, a nessuno. Ecco, mi sarei augurato che anche a Sanremo nessuno avesse fatto riferimenti politici quando si esibiva nelle sue canzoni, che forse erano molto diverse da quelle del professor Vecchioni, ma io sono antico, si sa. Grande Vecchioni, Lucio a San Siro, interista doc, così come interista doc Amadeus, Fiorello, insomma c'è un po' di Inter
ovunque, anche... Sì, ma non ti, io non ti ho fatto vedere, prima o poi lo sveleremo, che sì. Sul mio braccio sinistro, io come il mio figlio, abbiamo sì. tatuato Luce a San Siro, in ricordo anche del mio papà, che considerava quella la sua canzone preferita, e poi perché è simbolo di interismo. Grande, bellissimo, bellissima questa chiusura, anche con... abbiamo parlato tanto di economia, di soldi, di società che devono rispettare il tutto, però poi il calcio, almeno nella parte del tifoso, non deve perdere questa sfera romantica e sentimentale della passione, perché se no, se si omologa a un'azienda come un'altra, secondo me non ha futuro, ecco, non avrebbe senso. Enrico, grazie. Grazie a voi, è stato bello parlare di queste cose in libertà. Michele, con te lo si può fare. No, ma mi hanno scritto in tanti qua in chat che hanno apprezzato il tuo interesse, poi io già so che ci sarà invece chi, però ovviamente non è che si può, come diceva Mourinho, nemmeno Gesù era mandato da tutti. Non ce l'ha fatta Gesù. No, però dico, al di là di questo, siccome mi sono divertito molto in questo collegamento, prima con il mister Scanziani, con te che sei, con cui abbiamo toccato tantissimi temi, io la butto lì, sarebbe bello anche rifarla con un po' più di continuità, magari non ti tengo tre quarti d'ora, però 15-20 minuti per altri collegamenti solo audio nelle prossime settimane, oltre ovviamente a vederci ogni tanto a Obiettivo Inter, non è male. Assolutamente, una bella idea, e anzi, diciamo, in collegamento telefonico, chissà perché, magari ci si concentra più anche sulle cose, le parole che si dicono. È vero. Noi qua, sai che siamo un po' poco editing, come si usa su Inter, sui social, mentre siamo un po' più privilegiamo... diciamo le parole, il contenuto che la forma. C'è per esempio Lucas che ti saluta così, uno dei nostri amici moderatori in chat, dice: un Enrico davvero on fire, quasi quasi come Pioli. Sì, quasi. E Pioli credo che adesso sia was on fire, nel senso che ormai non c'è più. Was on fire. Stavi bene, ancora tutti un saluto, un abbraccio a tutti. Ciao Enrico, buona serata, un abbraccio. Ciao. Va bene, dai, ci siamo divertiti, scatenati in questa serata. Allora, non ho fatto nemmeno in tempo a condividere lo stato su WhatsApp e la storia di Facebook. Ecco qua, con Brozovic abbiamo toccato tutti i temi, credo, alla fine. Brozovic, Lukaku, i rinnovi, le parole di Bastoni, le parole di Marotta, la fascia di Skriniar, le formazioni di Sampdoria-Inter. Avremo tempo ancora domani con i nuovi mostri di approfondire. Ecco, abbiamo parlato un po' meno di mercato, nel senso dei futuri prospetti o giocatori, dei giocatori che possono poi andare a sostituire soprattutto Skriniar. Abbiamo detto tante volte con Thiago Giallo, fatto riferimento anche oggi, Demiral, poi oggi si è scritto anche molto di Ndicka, che però è un mancino, quindi Ndicka potrebbe fare il centrale lì dove si aspetta la risposta di De Vrij. Vediamo entro la fine di febbraio, a proposito di rinnovi, se De Vrij dirà di no, più di Ndicka, che potrebbe scatenare un'asta, Smalling potrebbe essere con Acerbi. Come vi dicevo, Acerbi acceso verde, poi bisogna trovare l'accordo con la Lazio, 3-4 milioni o 2 al ribasso, così come Lukaku, ma Acerbi e Lukaku ad oggi sono più sì che no rispetto ad altri che invece bisogna valutare, così come il ritorno di Fabian, così come il rinnovo di Bastoni e Çalhanoğlu. Insomma, abbiamo detto. Enrico sempre pungente, grande, dice Giuseppe Golicchia, e poi Isonferi, no, non fire, dice Giacomo Pioli. Vediamo se è un Ferri anche domani sera. Pure quando chiamo io voglio come mi saluta Silvana, dice Gigi Schiffer, devi salutare anche Gigi. Ah, tra l'altro ringrazio, hanno usato la super chat mentre parlavamo con Alessandro e con Enrico, Gigi Schiffer e Sandro Inter 1908, che quindi ringrazio e abbraccio. Scriveva Sandro: c'è solo l'Inter, ciao Michele, e saluto anche ovviamente Gigi, così come vi ricordo potete usare sempre il link sotto ogni diretta. Ho anche il super grazie, il cuore, per supportare il canale. Eccoli qua,
Va bene, va bene. Grazie a tutti. Allora, vi ricordo domani l'appuntamento con i nuovi mostri, e ce ne sono tanti. Oh, com'è? Mi è piaciuto ieri Borca Valero, dice, voi non avete assistito a delle scene memorabili nello spogliatoio, ma la più memorabile di tutte è quella di Brozovic e di Ranocchia. Allora, io vado a prendere le sue parole precise. Allora, perché io non ho ancora capito come sia stato possibile. Perché cosa racconta Borca Valero? Dice, ricordi nello spogliatoio dell'Inter Marcelo Brozovic, ricordi nello spogliatoio dell'Inter Marcelo Brozovic faceva diventare verde Andrea Ranocchia, lo inseguiva per tutto lo spogliatoio. La scena più bella che ho visto nella storia proprio è Ranocchia che dà fastidio a Brozovic e quest'ultimo allora lo insegue, poi prende una forchetta e gliela infilza nella gamba. Non lo so in che senso, ma magari era una forchetta di, non so, di nerazzurra, di gomma nerazzurra. Se gliela infilzata. Speriamo, gliela infilzata, quindi non sa, no, povero Ranocchia, però ha ribadito ancora una volta il perché non voleva prendere in giro nessuno e quando ha visto che all'allenamento dopo 5 minuti contava già i minuti per la fine dell'allenamento dice inutile continuare. Poi ha elogiato Conte che aveva avuto già l'Arezzo, ha detto Inzaghi è un bravo allenatore, l'Inter è un gruppo compatto, eccetera eccetera. Andrea Ranocchia che oggi ha trovato un degno erede in Francesco Acerbi, anche se per un periodo molto più limitato. Ranocchia è stato all'Inter per 10 anni, mentre Acerbi sono pochi mesi. Un abbraccio ragazzi, un saluto a tutti. Vi ricordo, così per chi vuole seguire anche Sanremo, siete ancora in tempo, noi che dobbiamo cenare. E chi c'è di Nerazzurri? Tananai che è Nerazzurro. Vabbè, ma a me è piaciuta la canzone di Colapesce e di Martino, che sono secondi al momento, dopo... Eh no, Silvana no, perché tu chi vuoi far vincere? Nessuno, non ha ancora un preferito, non si sbilancia. No. Consiglio se ti avessero chiedere informazioni. Tananai è migliorato. Tananai qua, cos'era? Quarto, quinto, c'era Madame con la pesce di Marino. Primo era Mengoni, che era favorito dei bookmakers. Vabbè, no, Sandro Ciotti e Marino Bartoletti adesso mi riprenderanno. Se devo invitare Carbonara. Carbonara, stasera Carbonara, facciamo... musica e cibo, questo abbinamento, e calcio a ripartire da domani con il calcio, con i nuovi mostri. Poi sabato mi ritroverete anche a 7 gol per seguire la Roma a Lecce, per seguire la Lazio con l'Atalanta, scontro diretto. E lunedì torna Forza Ragazzi, Sampdoria Inter, Forza Ragazzi, Forza Ragazzi, Forza Inter. Un caro saluto a tutti, iscrivetevi al canale, fatelo conoscere ai vostri amici interisti. E dovunque giocherai, al tuo fianco ci vedrai, io che amo solo te, Forza Nerazzurri, Aleo. Tutti a Genova, ragazzi, Forza Inter, sempre.